molti dei nostri imprenditori sono ancora individualisti, pensano di fare da soli. Ma non si può affrontare da soli un problema che va al di là delle tue forze. Oggi i cambiamenti del futuro che questo nostro sistema di conferenze mette a punto sono così grandi e così importanti che bisogna fare molti investimenti rischiosissimi, avere competenze maggiori di quelle che si hanno, e bisogna farlo velocemente. Allora, quale azienda è in grado di fare tutto questo da sola? Ecco, la rete nasce dall'idea che quello che non si può fare da solo, se ci si mette in 2, 3, 4, 5 tra persone che si fidano naturalmente, questa cosa diventa fattibile. E quindi non è un'opportunità, è una necessità. È una necessità se vogliamo in qualche modo sopravvivere alla stretta competitiva che abbiamo. E non facciamoci illusioni, non ci sarà la politica o lo Stato o la regione che ci cava le castagne dal fuoco. La ricchezza, il valore, bisogna produrlo e bisogna essere capaci di fare i sacrifici, di avere il coraggio necessario per farlo. E il concetto di distretto che futuro ha? Il distretto, si è parlato spesso del fatto che i distretti possano morire o non morire, ma è un falso problema. Tutte le cose vive, viventi evolvono. Il distretto ha avuto il suo boom in un periodo, dagli anni 70 al 2000. Questo ciclo ha fatto benissimo il suo mestiere, ha industrializzato il centro nord italiano e ci ha dato un incremento di ricchezza rilevante. Però dal 2000 in poi non vanno più bene, perché dal 2000 è subentrata la globalizzazione, è subentrato un mondo diverso, sta nascendo un paradigma fondato su un altro modo di produrre, sulle filiere globali. Allora i distretti devono entrare anche loro in questo. E quando tu prendi un distretto e gli dici che le aziende devono far parte di filiere globali, che cosa ottieni? Ottieni il fatto che queste aziende devono provarsi dei fornitori che stanno nel mondo, dei mercati che stanno nel mondo, e devono costruire delle reti lunghe che hanno dei piedi anche nel distretto, ma solo se il distretto ha delle competenze che altrove non ci sono. Quindi i distretti devono diventare intelligenti e selezionare quelle cose che sono veramente originali, che il mondo apprezza, innovative, ma continuamente devono creare delle reti lunghe, che è quello che oggi manca. Allora questa trasformazione bisogna essere consapevoli che bisogna farla, non c'è discussione, insomma, no? Allora prima la facciamo e meglio è.